Sono le 15:06:52. Buongiorno, buon pomeriggio dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto a questa puntata, a questo appuntamento speciale di almeno due pagine al giorno. Così come una volta, insomma, questa, la storia di questo programma è cominciato di sabato. E oggi siamo alla terza giornata al Salone Internazionale del Libro, al nostro stand, al padiglione 3, allo stand N146, a raccontare le storie che in questi giorni stanno incrociando il Lingotto Fiere di Torino. Lo abbiamo fatto già nei primi due giorni, intanto adesso io raccolgo il testimone da Daniela Grill con il suo Voce delle Chiese, anch'esso speciale del sabato per il Salone Internazionale del Libro di Torino. E dicevo, abbiamo cominciato a raccontare le nostre storie sin da giovedì. Abbiamo raccontato editori, abbiamo raccontato sogni editoriali, storie il più possibile coinvolgenti rispetto, diciamo, al mondo della narrazione. Abbiamo raccontato anche il mondo della scuola. Oggi in questa puntata speciale incontreremo quattro ospiti, i più diversi tra di loro, comincio a preannunciare, ma questo è molto bello perché sta dentro le corde di almeno due pagine al giorno. Ma intanto sono davvero molto molto felice di dare il benvenuto a Valentina Santini qui, ciao, accanto a me. Ciao Valentina, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Intanto benvenuta, bentornata da almeno due pagine al giorno, perché tra l'altro vorrei aggiungere, per chi ci segue con una certa costanza, che a battezzare, diciamo, almeno due pagine al giorno quasi due anni fa c'è stata tra gli altri autori proprio Valentina Santini, che ringrazio, perché aveva pubblicato da poco questo libro. La cosa bella di fare la TV è che possiamo anche esibire le copertine. Intanto L'osso del cuore di Valentina Santini, pubblicato da Edizioni O, è stato il primo romanzo di Valentina, che torna con un libro. Gliel'ho già detto, già, diciamo, in tutte le salse, diciamo, fuori onda, ma adesso, insomma, è il caso e l'occasione di dirlo anche in diretta, tra l'altro ricordo, in diretta radiofonica sulle frequenze FM, ma anche sul sito rb.it, sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti. Se siete in macchina con il sistema DAB+, insomma, potete seguirci in qualsiasi modo. Lo dico perché Valentina Santini ha scritto un secondo romanzo destabilizzante, se posso aggiungere, che è questo qui, Mosche, per Voland Edizioni, uscito il 16 aprile scorso, e affronta un tema, tanti temi, nessun tema, che in realtà, come dire, ci coinvolge quotidianamente. L'abbiamo sperimentato in qualche modo anche in questi giorni al Salone del Libro, lo facciamo se siamo dei frequentatori dei social media. Sì. Come dire, c'è all'interno, alla base di questo romanzo, probabilmente l'invasività dei social media, che tendono, scusate, diciamo, la volgarizzazione dell'espressione, ma Valentina lo saprà dire meglio, tendono a squagliarci il cervello e a farci cambiare anche la percezione della realtà. Intanto Valentina, allora, benvenuta e bentornata da almeno due pagine al giorno, ma partiamo da qui. Il protagonista di questo romanzo è Francesco Sforzi. Chi è Francesco Sforzi e da dove parte l'idea di Mosche, insomma? Beh, allora, Francesco Sforzi noi nel romanzo lo vediamo in due tempi. Vediamo un Francesco Sforzi prima versione e un Francesco Sforzi più attuale, quindi come si è trasformato nel tempo. E il libro tenta di coprire questo gap tra un primo Francesco e un secondo Francesco, raccontando un po' la sua storia. Francesco è un 46enne che vive ancora con i genitori, che fa un lavoro precarissimo, fa il rider, sostanzialmente consegna i volantini, è squattrinatissimo e è arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo con tutti, in più è pieno di opinioni e non di punti di vista, no? Certo. Io faccio sempre questa distinzione, perché un punto di vista, anche se è discordante con il proprio, è comunque sempre interessante. Certo. Le opinioni sono proprio gratuite, non servono a niente, e lui è veramente pieno di opinioni, ha un'opinione su tutto. E nel dispensare queste sue opinioni, diciamo, a un certo punto nella sua vita succede che una persona alla quale lui è molto legato, la nonna Margherita, con la quale ha trascorso la sua infanzia, sostanzialmente anche parte dell'età adulta, attualmente si trova in un ospizio, e a lui viene chiesto di mettere a posto la villa. E questa villa è una villa che è appartenuta a una persona molto particolare, perché era una donna un po' sopra le righe, molto stravagante, e lui nel rimetterla a posto con l'idea di monetizzare, perché quindi vendere gli oggetti, eventualmente poi vendere anche proprio la casa, in qualche modo scopre un sacco di cose su se stesso. E poi abbiamo un Francesco Sforzi che è in piena ascesa politica, che è pronto per diventare primo ministro,
E che quelle sue idee, quelle sue opinioni, inizialmente così di pancia, buttate da uno fuori di testa, sostanzialmente razzista, omofobo, arrabbiatissimo, trovano un appiglio. Questo appiglio lo trovano grazie a delle abilità comunicative e a delle strategie. E come dicevi prima anche te, no? I social servono molto, no? Per questo tipo di comunicazione, e riesce ad avere un sacco di consensi. Allora, intanto, con tutta la dignità del caso, dico che questo romanzo, ribadisco, Mosche, tra l'altro la copertina, una copertina bellissima, copertina fotografia di Raffaella Folle, con questi interruttori che ricordano la casa di mia nonna, per dire, no? Questi interruttori di una volta, non le fanno più le case con questi interruttori, no. Valentina. E dicevo, con tutta la dignità del caso, questo è un instant book, nel senso che è un romanzo e sono delle pagine che scottano, perché come dire, sono assolutamente estratte, strappate dalla realtà che viviamo tutti i giorni, perché questo è un libro di come posso dire, diciamo fortemente politico rispetto a quello, sì, che succede, ma che è pieno e abitato da un'ossessione dal punto di vista del pensiero, diciamo, sì, è pieno di pensieri. Francesco Sforzi ha una testa che gira a mille e che come dire, sembra il grande vendicatore, colui che, come dire, diciamo, cambierà il mondo attraverso la sua azione, diciamo, perché è un disperato che però vuole disperatamente cambiare il mondo, forse cambiare se stesso. Anche essere visto. Fin troppo. Anche essere visto, no? Lui proprio, esatto, vuole. Lui è uno che non si sente visto. Lui è arrabbiatissimo, come tutti prima dicevo, che è molto razzista. Certo. Il suo razzismo in realtà è un razzismo proprio di pancia, perché lui non si sente visto, a discapito invece, secondo lui, no? Altre persone vengono viste e hanno meno diritto di lui. Certo. Quindi lui si basa tutto su reazioni molto di pancia, molto di rabbia. E io in realtà, prima mi chiedevi, no, come è nato il libro, in realtà il libro è nato di rabbia. È nato di rabbia perché spesso... Ah, è evidente, Valentino, scusami se ti interrompo, perché come posso dire, se c'è un elemento comune che scorre come se fosse una musica, un sottofondo musicale, è proprio la rabbia. Sì. Diciamo, è evidente. Sì, no... Ogni tanto si sentono delle dichiarazioni dalla nostra parte, della nostra classe politica, che ti fanno dire: ma cosa hanno nella testa questi, no? E la risposta l'ho data un po' nel titolo, le mosche hanno nella testa. No, mi interessava qualcuno indagare... avrebbe detto le scimmie urlatrici, ma no, le mosche è anche peggio, diciamo, da proprio un'idea ancora più squalida, diciamo, sì, del pensiero che alberga nella testa di molte, sì, persone. No, e poi mi interessava anche guardare, ero molto interessata a come un tipo di comunicazione otteneva del consenso, certo, no? Io sono laureata in psicologia, quindi ho delle reminiscenze abbastanza vivide della psicologia sociale e della persuasione, no? E quindi ci sono tutti dei meccanismi che regolano la nostra capacità di fare delle scelte, no? Che spesso per comodità noi abbiamo un'urgenza di tempo per decidere, e siamo sottoposti a migliaia di decisioni continuamente, metto la mano qua, la metto qua, cioè dalle più banali alle più importanti, e spesso ci basiamo su dei bias cognitivi, cioè su delle scorciatoie di pensiero che ci permettono di scegliere, no? In base a delle, appunto, a dei preconcetti, e questo ci rende la vita molto più facile nella normalità, soltanto che sui temi caldi forse sarebbe meglio fare una riflessione in più, no? E Francesco no, non lo fa, quindi diciamo che sono andata proprio cercando di guardare che cosa poteva esserci dietro a un determinato tipo di pensiero. La risposta non ce l'ho. Nel caso di Francesco c'è tutt'altro, non c'è complessità. Ecco, una cosa che mi è sembrato di notare, e indagando questa cosa qua, che manca la complessità del pensiero, è tutto di pancia. Ho cercato di raccontare, prima dicevi, no, che si sente la rabbia, forse un modo anche per cercare di restituire questa rabbia proprio con le parole, quindi sul come, non soltanto sul cosa raccontare, ma anche sul come raccontarlo, mi sono mossa facendo in modo che Francesco, noi siamo nella sua testa, quindi vediamo i suoi sentiamo, leggiamo i suoi pensieri, il suo modo di ragionare, come lui decodifica la realtà, che spesso va per sillogismi, certo, per frasi fatte, per scorciatoie di pensiero. E nel restituirlo io ho immaginato che lui si muovesse da un pensiero all'altro apparentemente in maniera discontinua. In realtà, se uno si prendesse la briga, non è necessario che lo faccia, però io che l'ho scritto lo so, il salto da un argomento all'altro racconta tutto il retroterra inconscio che fa l'associazione dei due temi.
quindi diciamo che non è, sembra a caso, ma non lo è. Non lo è affatto, ma intanto però voglio citarti, posso citarti, che perché bello. C'è un incrocio, diciamo, in questo romanzo che secondo me può essere uno degli snodi, diciamo, della narrazione di questo. Anche su questo tra poco ti chiederò quello che pensi rispetto a quanto sia importante raccontarsi, diciamo, oggi, e i social servono, diciamo, anche a costruire un'immagine di noi, diciamo, anche quella che ci fa più comodo, se vogliamo. Però intanto uno dei passaggi dal mio punto di vista è questo qua: il popolo non chiede pane, ma chiede slogan, scrivi tu, frasi semplici che lo facciano sentire migliore, decomplessizzare, decostruire, ridurre all'essenziale, senza spiegazioni, pensieri lineari, non importa quali, la complessità è nemica del consenso. Certo. Allora, questo credo sia lo snodo, perché evidentemente siamo in una fase della nostra storia in cui... consentimi, anche questo genere di trasmissioni radiofoniche diciamo vanno un po' contro il sistema della semplificazione, perché per esempio da sempre all'interno di questo spazio ad almeno due pagine al giorno quello che conta è il flusso del pensiero, diciamo, vogliamo far respirare il pensiero. Certo. Questo non va più bene, diciamo, per questa società dello slogan. Credo che sia il fulcro, sì, il cuore è una base, anche no? Della storia, sì, sì, che sta alla base di Mosca. Perché secondo me ha molto a che fare con il tempo. Certo. Il tempo, noi abbiamo dei tempi imposti, adesso siamo abituati, ci sono i social, c'è internet, no? Che è una realtà, non sto qui a dire un bene o un male, chi se ne frega, cioè c'è. Però ci impone dei tempi. Noi dobbiamo produrre dei contenuti molto sintetici. Prima ci siamo abituati con gli SMS, che erano i famosi, certo, 60 caratteri, no? Quindi sintetizzare significa decomplessizzare per forza. Il riassunto è quello che toglie la complessità e lascia, diciamo, le frasine che spiegano. E noi siamo abituati, per essere tra virgolette popolari, quindi nella ricerca del consenso, siamo portati e ci viene richiesto proprio dal mezzo che utilizziamo per comunicare di semplificare, di togliere la complessità e di essere efficaci con una comunicazione che ci parli alla pancia, no? Che arrivi diretta senza la complessità che c'è dietro. E invece è proprio nella ricchezza di complessità, anche nel disaccordo. A me va bene, a me piace tantissimo il disaccordo, no? Prima dicevo punti di vista e opinioni, è una distinzione che faccio, io non so neanche se è corretta, no? Però io il punto di vista lo vedo complesso, per quanto mi possa far schifo il punto di vista dell'altro su un determinato argomento, però è un punto di vista, c'ha delle basi, c'ha delle radici che analizzano l'argomento in questione e mi danno una restituzione. Tra l'altro, no? C'è da chiedersi anche come si fa a sapersi raccontare se si semplifica al massimo, no? Diciamo, la complessità sta anche scegli, in questo, no? I colori, diciamo, scegli anche i colori e il modo di raccontarti, certo, diciamo, nella maniera più, come dire, più trasversale, certo, possibile. E mi verrebbe da chiederti anche, ovviamente sei anche tenuta a non rispondere, sì, però diciamo ci hai raccontato più o meno quale può essere stata, diciamo, l'idea che ti ha fatto poi, sì, arrivare alla scrittura di questo romanzo, però mi verrebbe anche da chiederti, diciamo, di che tipo è stato il lavoro sulla costruzione del personaggio di Francesco Sforzi. Io direi che probabilmente basta guardarsi in giro, diciamo, perché la fonte di ispirazione è la realtà, sì, diciamo, ma forse non è così semplice. Allora, guarda, io ti dico che non c'è un'azione che fa Francesco che non è accaduta veramente a delle persone che mi stavano intorno. Certo. Cioè, non c'è affermazione, frase o comportamento, anche quelli più allucinanti, che io non ho visto in diretta, non per sentito dire, visti. Ero presente, quindi ho fatto un po' un compendio di tutti questi comportamenti e li ho messi perché secondo me sono caratteristici, a me quello che mi piaceva fare è una cosa un po' cattiva, perché anch'io sono Francesco, cioè siamo tutti, certo, un po' Francesco, sentirsi completamente strani e guardare dall'alto in basso secondo me è veramente un errore. Io so che ho una certa franceschitudine in me e quello che mi piaceva era toccare questo aspetto qui, cioè ho avuto un paio di restituzioni sul libro, anche se è uscito da poco, che mi hanno proprio detto: ma io come lo devo prendere sto libro? Cioè, è una satira, perché delle cose che dice lui io le condivido. Certo. E ho detto: ecco, così lo devi prendere. A me piaceva il fatto che chi lo legge in qualche modo venisse smascherato e andasse a toccare, leggendolo, dei punti dove te ti puoi riconoscere dentro, no, di lui, no? Sono tutta una serie anche, perché di lui è detestabile oggettivamente, assolutamente, ma di contraddizioni continue, sì, anche all'interno del personaggio, perché ci sono dei momenti in cui lui rivendica l'importanza del lavoro intellettuale, che cibo per la mente, certo, però in realtà poi è una figura becerissima, sì, diciamo, che usa il anche i social e l'immagine per costruirsi, come dire, una
anche un futuro, lo possiamo dire, questo certo. Lo diciamo senza spoilerare, ma insomma è molto presente la politica, lo dicevo sì. Poco fa, però mi incuriosisce, in realtà avendo letto il tuo primo romanzo, che era già molto destabilizzante, però diciamo era dentro, come dire, una violenza politica esterna rispetto, anche fisica nei confronti sì. Diciamo dei personaggi, qui mi viene da dire che la violenza è interna e molto spesso ce l'andiamo anche a cercare, è diciamo, anche forse no? Meno riconoscibile, è, no? Ed è meno riconoscibile, cioè, anche più pericolosa, se vogliamo. Nel primo si parlava, c'era una dittatura, faceva riferimento esplicito, anche se ambientato poi qua certo. In Italia, quindi diciamo un'ucronia, faceva riferimento esplicito a quella che era la dittatura di Videla nel Sud America, sì. In Argentina, no? Degli anni 70, e quella è una dittatura che te vedi fuori, perché c'è la violenza, perché c'è appunto un regime di polizia esatto. Che impone i desaparecidos e quant'altro, no? E qui mi interessava invece raccontare uno spaccato visibile ma invisibile, sul quale spesso siamo portati a fare spallucce e riderci un po' sopra, cioè a volte sentiamo dire delle bestialità intollerabili proprio a livello umano, no? E poi dici vabbè sì, ma l'ha detto lui, vabbè sì, cioè tendiamo a sminuire, intanto però vengono dette, intanto però siamo un paese dove spesso è consentito dire delle cose che sono veramente bestiali e noi diciamo ok, vabbè. Vabbè, ma l'ha detto lui, lo possiamo tollerare, lo tolleriamo in qualche modo, certo. E che non ha a che fare con la libertà di espressione, attento, cioè vedo una differenza, no? tra il discriminare, l'essere violenti verbalmente o essere nostalgici di periodi storici discutibili e la libertà di pensiero. Evidentemente cioè... questo è anche uno scivolamento progressivo, perché mi sembra che insomma siamo sempre più tolleranti rispetto... Ma è la rana nell'acqua bollente, no? Abbiamo un po' alzato forse la soglia di tolleranza, non lo so, questa è la mia impressione, poi magari sbaglio, anzi spero. Ce lo dicevamo anche qualche tempo fa, quando stava ancora per uscire il libro, che sarebbe stato un libro diciamo anche destabilizzante, questo lo confermo, diciamo anche il primo romanzo di Valentina Santini era destabilizzante, questa volta diciamo ha colpito davvero, altro che l'osso del cuore, diciamo, ha colpito, ci passa attraverso, diciamo. Ma dai tuoi incontri, dalle presentazioni, il pubblico oppure le persone che l'hanno già letto, quali restituzioni ti danno? Diciamo? Beh, dicono, allora, sei completamente impazzita. Oppure grazie per aver dato voce al Francesco Sforzi che è dentro di noi. Allora io ti devo dire che avevo un sacco di paura perché... Perché ti sei messa nei guai. Sì, perché ora io sono una paladina della scrittura, un atto di coraggio, bisogna essere coraggiosi, ci credo veramente tanto certo. In questa cosa, per me ha senso scrivere se scrivo di coraggio, quindi qualcosa che per me, poi non è detto che lo sia per chi legge, però certo. Per me nell'atto stesso è coraggioso, quindi questo per me è stato un atto di coraggio, no? Ho rotto alcuni tabù, alcune cose, no? Ho buttato sul piatto... roba brutta sostanzialmente. E, ma fallo dire agli altri. E quindi avevo paurissima. Certo. Ho detto vabbè, la prima paura, e questa è un po' da paranoica di chi scrive, oddio, penseranno che io la penso come Francesco, confonderanno, no? Oppure non verrà capito, perché Francesco è tanto ambiguo come personaggio, perché è vero. E non dico che è vero perché l'ho scritto io, perché l'ho preso dalle persone. È vero perché molte persone ragionano così e quelle contraddizioni non sono contraddizioni arbitrarie, sono proprio contraddizioni che io ho riscontrato parlando, ascoltando i discorsi da bar, le persone fuori, certo. No? Quando diventiamo un po' tutti tuttologi sull'argomento che c'è, e quindi come si muove il pensiero, io sono stata tanto inorecchita, ecco, diciamo così, nel periodo in cui l'ho no, volevo aggiungere anche un altro elemento, c'è una figura che è la nonna Margherita, in realtà, che se vogliamo potrebbe essere colei che in qualche modo, come dire, smorza un po', come se vogliamo, no? le asperità, diciamo, politico-culturali, per usare un eufemismo di Francesco Sforzi. Ma in realtà, e anche qui non diremo niente, perché lo diciamo sempre, i libri li dovete comprare, li dovete leggere, li dovete regalare, li dovete ricomprare e riregalare, perché questo fanno i libri e le storie. Però in realtà, anche nonna Margherita, che potrebbe essere una... cioè, tutti abbiamo avuto una nonna, almeno io l'ho avuta, almeno una delle due, che mi ha cambiato in bene la vita... Certo. Però anche la nonna Margherita, diciamo, è una nonna problematica. A proposito di coraggio, per me scrivere la nonna era il vero atto di coraggio, perché io ho la nonna prototipica delle nonne. Secondo me l'archetipo della nonna io l'ho avuta, quindi una nonna proprio
materna, una nonna accudente, una nonna che è stata un riferimento, che mi raccontava le storie, molto presente. Quindi di andare a toccare la nonna e farla in quel modo lì come nonna Margherita è stato, non è stato facile, ecco, diciamo così. Cioè, ti volevi mettere proprio in mezzo ai guai con tutto, ma anche con la categoria delle nonne. Esatto, esatto. Non penso che la presenterai il giorno della festa dei nonni, questo libro, non in giro. Non si regala la festa dei nonni. No, però nonna Margherita in realtà è un personaggio interessante, certo, forse, moltissimo. Perché è molto sui generis, diciamo così. Ha questa vita stravagante, ricchissima, e sostanzialmente il suo obiettivo è quello di avere tutti lì. Lei vuole tutti vicino a sé, lei vuole tenerli con sé, lei vuole la sua famiglia unita. Per tutta una serie di motivazioni è molto affezionata a Francesco, forse più che agli altri, però ogni tanto gli sfugge un po' la mano, ecco, diciamo così. E quindi il tutto, diciamo, senza cattiveria. I personaggi, nonostante compiano e facciano cose, dicano cose e pensino cose tremende, nessuno di loro è veramente cattivo, cioè non è un'indagine sul male. Io non indago la cattiveria o l'origine del male, io indago, ecco, se proprio dobbiamo fare una citazione, la banalità di alcune cose, di com'è banale, ecco, e nella mediocrità e nella banalità spesso ci sono dei comportamenti che ci sfuggono, delle cognizioni che prendono così il sopravvento senza troppa riflessione sopra, ecco. Mi verrebbe da dire, anche qui insomma magari mi taglieranno un po' le gambe, però insomma, alle porte di scadenze elettorali, diciamo, la lettura di Mosche è una lettura, diciamo, che illumina rispetto anche alla possibilità di esercitare una libertà di pensiero che sia però, come dire, orientata, posso essere retorico, anche orientato verso il bene più che verso il male. Lo so che questa roba suona veramente molto banale. Forse la banale, macchina del consenso fa un po' paura, no? Certo. Ora, recentemente, non mi viene in mente, ho visto un documentario che parlava dei social, del meccanismo dei social, di come questi diciamo agiscono in termini proprio di movimento del consenso, di movimento dell'attenzione, degli interessi, e parlava anche di come tutta una serie di teorie complottistiche hanno preso campo per una questione di targettizzazione e di viralità di alcune informazioni, quindi sono andate grazie ai social, mi riferisco principalmente forse ai terrapiattisti, a tutta questa roba qua che in America ha avuto un boom fortissimo, e del peso che hanno avuto i social, anche qui indipendentemente, no, dall'opinione di ognuno, proprio il meccanismo che c'è dietro, e di come il consenso sia veramente una fabbrica, certo, se ci muoviamo sulla superficie, cioè sulla punta dell'iceberg. Io vado a slogan e fabbrico il consenso con dei meccanismi che fanno leva sull'umanità dell'uomo, cioè noi siamo fatti così, non è cattiveria, cioè non è che se lo slogan che mi arriva alla pancia provoca in me una condiscendenza sono cattivo più di un altro, certo. Sono fatto così, devo fermarmi a riflettere, però siamo in una società che non ce ne dà tanto il tempo, no? Quindi, ti ripeto, è una parte di franceschitudine che un po' ci riguarda. I danni della violenza politica, diciamo, l'osso del cuore, i danni della violenza dei social media, anche sulla nostra psiche, in Mosche, mi verrebbe da dire, siamo quasi in chiusura. A che cosa stai pensando adesso, diciamo? A che tipo di danni, diciamo, ti stai dedicando, guarda, per la prossima? In realtà c'è... vedi, sì, non ne sapevo nulla. Ce n'ho due in ballo, però uno di questi è quello che mi sta prendendo di più, è tantissimo che mi gira quest'idea in testa, e riguarda l'anticipazione, è molto anche questo, riguarda molto i social, però riguarda l'anticipazione dei nostri desideri, cioè la capacità che hanno i social attraverso il suggerimento, diciamo così, del potrebbe interessarti anche questo, di anticipare i nostri bisogni. Perché ho letto un po' di tempo fa una notizia che raccontava che adesso questi siti che consegnano a domicilio sono in grado di prevedere, quindi di farti arrivare tutto in un tempo limitatissimo, in poche ore, che te ordinerai la tal cosa entro questo giorno, e quindi loro già se lo tengono lì, così quando lo ordini te lo mandano subito. Siamo arrivati proprio a sistemi di predizione, quindi la prossima storia si basa su questa roba qua. E ti ringrazio anche per questa, diciamo, pre-anticipazione. Intanto noi siamo in coda a questa conversazione, grazie mille Valentina. Grazie a te. Prima di tutto per aver scritto, diciamo, Mosche, pubblicato da Voland, che è possibile anche acquistare allo stand di Voland qui al Salone Internazionale del Libro. Valentina, grazie davvero, grazie, per essere stata almeno due pagine al giorno, speriamo di incrociarci presto, certo. È sempre un piacere, diciamo, raccontare anche le tue storie e conversare con te di libri. Intanto siamo giunti alla prima pausa, adesso spazio al GR di Popolare Network, e tra poco siamo ancora qui con almeno due pagine al giorno, tra poco.